C'è tanta pallacanestro nel primo museo italiano dedicato agli sport con la palla. Inaugurato sabato 15 febbraio al Palaflorio di Bari, l'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il CONI e le federazioni sportive. Punto di forza, la sala tecnologica al lato nord, con hardware d'avanguardia, a cominciare dal tavolo multimediale dell'area storica, con contributi anche dalle teche RAI. Passando la mano a pochi centimetri sulle varie voci di menu, il visitatore lancia i video che ricostruiscono la storia della palla, dei suoi materiali, nonché di tre discipline specifiche, fra cui il basket. Altra golosa postazione, l'area coach, approfondimento riservato a regolamenti, strategie e innovazioni della pallacanestro e di altre due discipline. In altri spazi della sala, un corner per maglie storiche e tre monitor, fra cui spicca quello dedicato agli 80 anni di basket cittadino, a cura di Franco Castellano, giornalista e presidente dell'Unione Veterani dello Sport Bari. Completano i contenuti, destinati a essere implementati nel tempo, le maxi proiezioni a parete con immagini dei più importanti momenti che hanno fatto la storia di pallacanestro, pallavolo e pallamano. D'impatto infine la pannellistica esterna con gigantografie di campioni corredate da frasi celebri. L'ingresso è gratuito, si può visitare su prenotazione tramite l'assessorato allo sport del comune di Bari.